Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Volevo fare un video per la chiusura del mercato della Juve, che è chiuso, il mercato è chiuso venerdì scorso, ma io sabato, domenica non avevo tempo assolutamente di fare un video. Non ci ho avuto tempo. Da una parte forse è meglio così. E quindi sinceramente non volevo neanche più farlo, però poi insomma ho detto no, lo faccio. Intanto guarda, intanto che mi è venuto in mente adesso, perché dopo io alla fine mi scordo. Intanto saluto il Dani21, lo saluto perché è un po' che me lo chiede, e allora salutiamo il Dani21. Ciao Dani. Allora, dicevo, chiusura del mercato della Juve. Allora, chiusura del non mercato della Juve. La Juve non ha fatto mercato. La Juve in dicembre, secondo me, io adesso dico la mia. Dopo che ho detto la mia non ne voglio più parlare, e ci concentriamo tutti insieme, tutti uniti. Ormai questi ci abbiamo, con questi dobbiamo arrivare in fondo. E speriamo di arrivare più in fondo possibile su tutto, di vincere tutto quello che si può vincere e che c'è da vincere. Stavo dicendo, chiusura del non mercato della Juve. La Juve non ha fatto mercato, a parte dicembre, ha comprato, a mio parere, Kulusevski. Non c'ho niente contro Kulusevski, però l'ha comprato per fare un dispetto a Marotta. A me non me lo toglie nessuno dal cervello, perché io penso che spendere 44-45 milioni per Kulusevski e non riuscire a portare a casa per 20 milioni un Eriksen, che secondo me serviva come il pane, Paratici. Paratici serviva come il pane, Agnelli di sto cazzo serviva come il pane, Eriksen a noi, più che all'Inter, più che all'Inter, perché nell'Inter farà anche fatica a giocare, spero almeno, spero, perché il gioco di Conte, per quello, non perché è l'Inter, perché il gioco di Conte non prevede il trequartista. Mentre Sarri, che stai giocando col trequartista, non capisco perché non si è fatta questa operazione. E sono ancora. Io tutte le volte che ci penso mi viene giù il nervoso. Poi non capisco, non capisco come mai la Juve spende 44 milioni anche se vanno in bilancio a giugno. Non me ne strafrega un cazzo. 44 milioni per Kulusevski e non mi copra Haaland per 30, teste di cazzo ignoranti! Quella è una cosa che io non ve la perdonerò mai! Mai ve la perdonerò! Siete de... Ma avete visto come gioca Haaland? Ma l'avete visto, sì o no? 140 minuti! Nel Borussia Dortmund, 140 minuti, 7 gol, 6 partite in Champions League, 9 gol, cioè, sì, 9 gol. Ignoranti, capre, pecore. Il brand, vogliamo il brand, puntiamo ad arrivare al Barcellona, al Real Madrid e non ci avete 30 milioni per prendere Haaland. Ma vergognatevi! Agnelli, ti devi vergognare! Paratici, a te, hai sprecato anche l'ultima freccia di merda del tuo arco di merda! L'hai sprecata! Dicevano che tu eri bravo a portare i parametri di zero, una merda! Eri bravo a portare i giovani, una merda! Una merda! Sei capace di fare una merda! Tu non sei capace neanche di comprare un casco di banane già prezzato all'Esselunga! Testa di cazzo! Non ve la perdonerò mai, su Haaland non ve la perdonerò mai. Adesso però il vostro amico Raiola, il vostro
amico, quello è il male della Juve, quello, quello vi massacrerà, capito? Intanto va fatto firmare il rinnovo di Matuidi, perché Matuidi era importante, giustamente, perché non si sa mai che ce lo facciamo scappar via, quello è importante, va bene? Però vi ha ricattato su Haaland, ha detto no, qua ci vuole 1,5 milioni in più all'anno, perché se no non si fa niente, salta la trattativa, gli ha fatto mettere la clausola rescissoria di 70 milioni e poi l'andrete a pagare 70 milioni fra 2 anni, perché io so già come andrà a finire. Fra 2 anni Haaland lo prenderete forse a 70 milioni. Incompetenti di merda! Incompetenti di merda! Andate a cagare! Ma roba da matti, ma come si fa, a farsi scappare un attaccante del genere? Come si fa? Quello è un fenomeno! Ma roba da pazzi, roba... Io chiudo qua il discorso del non mercato, perché... Io non l'ho fatto apposta il video subito, ripeto, a parte sabato e domenica non c'avevo tempo, ma potevo farlo lunedì, potevo farlo martedì, ma ero ancora incazzato, mi era passato, ero tranquillo, però tutte le volte che ci penso mi viene su un nervoso che li prenderei a sberle tutti e tre lì, tutti e tre, Nedved, Paratici e Agnelli, tutti e tre, pure Elkan, hai rotto il cazzo Elkan, vaffanculo anche te! Adesso io spero che in giugno fate le cose come vanno fatte, perché se no vi massacro dalla mattina alla sera, ma non solo io, perché io non c'entro un cazzo, solo io, va bene? Anche se per giugno ho avuto buonissime notizie, ma spero che siano vere. Comunque, chiudiamo il discorso mercato, non ne voglio più sapere adesso, io sarò fiducioso su questa squadra il più possibile, speriamo, io ho detto, chi segue i miei video, le mie live soprattutto, continuo a dire che ho questa cosa dentro che mi dice che noi in Champions League andremo avanti lo stesso, un po' per culo, un po' perché penso che Sarri sia fortunato, è Sarri l'allenatore della Juve, no? Farà lui la Champions League, giusto? Sì, Sarri, spero che vada tutto bene, però sono fiducioso e voglio essere fiducioso, critico la società perché fa le puttanate, ma questo non vuol dire che io tengo contro la Juve perché voglio aver ragioni. Spero di aver torto su sto centrocampo di merda che ci abbiamo. Spero tanto. Due paroline al giornalismo italiano e alle TV italiane. Fate schifo. Vergognatevi. Siete la merda d'Italia. Variale. Commisso. Che non è un giornalista ma è il presidente della Fiorentina, Bergomi, Adani, quell'altro lì, il commentatore di Sky, come cazzo si chiama lui, quell'altro pezzo di merda, va bene, che dice delle stronzate e basta, Cesari, siete tutti delle merde, andate a fare in culo e tenete giù le mani dalla Juve. La Juve è nostra e non toccatela, perché facciamo la rivoluzione, visto che non riusciamo a farla in politica, va bene, che qua in Italia ci sarebbe da fare la rivoluzione al giorno. Merde, siete voi che aizzate l'odio fra i tifosi, siete voi giornalisti, siete voi merde, siete delle merde. Ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video, vi abbraccio tutti, il canale sta crescendo di più, sempre di più, vi ringrazio tutti e vi abbraccio tutti, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, ciao ragazzi.